Finisce 0-0 l'andata del primo turno degli spareggi interregionali dell'eccellenza. Terranuova, l'Atletico Ascoli strappa un risultato prezioso, ma il discorso qualificazione è ancora apertissimo. Peccato che il temporale abbia condizionato lo svolgimento della partita, almeno nella fase iniziale. Le due squadre non si sono mai affrontate, questo aspetto ha regalato interessi maggiori. Buona la fase difensiva dei padroni di casa, che possono però recriminare per non aver sfruttato due grandi opportunità nella seconda parte del match. La cronaca vede subito al secondo minuto la punizione di Cioce, parata senza problemi dal portiere ascolano. Alla mezz'ora Gautieri se ne va sulla destra e mette al centro un pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza che Sacconi prima e Massai dopo riescano ad intervenire. Il primo tempo si chiude ancora con una iniziativa promossa da Gautieri sulla fascia destra, mette al centro per Borghesi che si allunga, ma la sua conclusione spaccata finisce larga. Non cambia il leitmotiv nella seconda parte del match. Minuto 57, ancora Mariani che si libera in area ma da buona posizione, calcia alto dopo due minuti. Atletico ancora pericoloso con un filtrante di Petrucci per Ambanelli che va al tiro, perfetta la chiusura difensiva di Bega. Sempre su palla ferma, ospiti pericolosi. Minuto 66, dalla distanza Petrucci, la palla buca la barriera ma Scarpelli attentissimo respinge. Al 78esimo Farini tenta l'Eurogol dai 40 metri, la palla esce fuori di poco, applausi del pubblico. Minuto 82, episodio da Moviola, Sacconi lanciato in profondità viene strattonato da Casale, peraltro già ammonito e va a terra, ma sia l'arbitro che il suo primo assistente sorvolano e lasciano proseguire tra le proteste dei padroni di casa. Il Terranova Traiana insiste, prova il colpo nel capo in zona Cesarini, al 90esimo Mestri entra in area, appoggia per Sacconi che va al tiro, la conclusione è deviata, fa la barba al palo ed esce di poco, finisce in parità, tutto si deciderà tra una settimana nelle Marche.